Cinemerdoni del nostro cuore, buone feste, buone feste! Sarete anche voi pieni di cibo e merda come noi, e quindi vi regaliamo un bel video per facilitare la vostra digestione. Mettiamola così, infatti, che lui avrebbe bisogno di una mano per Grazie. aiutarsi a Sono digerire. marcio Sta tirando di dentro. quelle scoregge che stanno impestando la stanza, aiutate! Anzi, a proposito di stanza, come vedete non è la solita stanza perché siamo a casa del nostro amatissimo ingegner Angaroni che ci dà una mano a fare i video. Si facci vedere, ingegner Angaroni, si facci vedere, su. Saluta Ciao a il tuo tutti! pubblico. Sì, perché dovete sapere che la crew, ormai possiamo chiamarla crew, del cinema nella musica si sta allargando. L'ingegner Angaroni è da tempo che ci aiuta e adesso è ufficialmente all'interno della crew come addetto video. Sei contento? Una gioia. Cioè, hai sentito come è contento? E in più, se ci avete sentito oggi in radio, perché oggi è andato in onda il nostro speciale di Natale su Una poltrona per due, è andato in Sì. onda su Radio Popolare. Ma a parte l'autopromozione, oggi vi facciamo il nostro regalo di Natale. Una saga che in realtà piace un sacco a me, di voi chi cazzo se ne frega. Il vero regalo di Natale era Per quello. In realtà, te, no, il vero regalo di Natale per voi l'abbiamo fatto facendo un sacco di roba dedicata a Star Wars, ma anche basta. che ci siamo io in modo particolare, ma comunque di base ci siamo No, anche rotti il io mi cazzo sono rotto il entrambi. cazzo, ve lo assicuro, anche se però tra almeno un anno forse riparleremo di Star Wars. Forse, Oggi forse. Paco esce dallo sciopero e Purtroppo sì, per lo abbiamo primo scoperto caso. 5 minuti fa. Poco prima di fare questo video, perché ovviamente qua non parliamo in questo caso di una vera e propria saga, parliamo più di un universo, e in questo universo non ci sono solo film, ma anche serie animate, fumetti, serie TV, e in questo caso il primo film di questo universo in realtà è tratto da un fumetto, nato Precisamente. dal tardo fine del 1990, se non sbaglio. No, 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 il fumetto No, il era del fumetto. 90. Fine 1990. Non fine Alla 1990. fine dell'anno Ah, pensavo alla fine del 1990. decennio, No. perdonami. Comunque, vi stiamo parlando di un regista di cui ormai ci avete sentito parlare e straparlare, ne abbiamo parlato spesso. Vi stiamo parlando della prima saga che ha un universo espanso e condiviso. La seconda sarebbe stato l'universo di Tarantino, dove ci sono le Red Apple, ma questo è il primo esperimento, tra l'altro, di un uomo che si occupa anche effettivamente di fumetti, ha scritto Nasce come nasce fumettista come prima che come fumettista, regista. assolutamente, aveva scritto delle storie, o disegnato, adesso non Aveva ricordo, mi sia pare che scritto che scritto. aveva, se, aveva scritto, se non sbaglio, forse anche disegnato, cosa di cui siamo in realtà meno certi. Aveva Non ci partecipato intendiamo di come, ha fumetti, raga. partecipato come attore in diversi film, quindi anche in questo caso nasce prima come attore, poi come Si è regista. occupato appunto di fumetti per testate come Daredevil per la Marvel, Batman, soprattutto mi pare la serie Cacophony, Buona, per la cioè. DC. Stiamo parlando di nuovo di Kevin Smith, ovvero il nostro registone eterno ragazzino, il nostro nerdone bello. È il 1994 e il nostro Kevin Smith esordisce con quello che forse è il suo massimo capolavoro, che è Al pari di Red Clerks. State, ma Sì. non ve ne parleremo in questa sede. Vi stiamo parlando comunque di una saga fantastica che comincia, come vi diceva il mio collega, con Clerks, una saga denominata View Askew Universe. Ve ne avevamo già parlato nel video dedicato a Clerks. View Askew Universe è appunto In realtà è un brand, è una diciamo specie c'è di una sorta di brand. brand. La View Askew è la casa di produzione fondata da Kevin Smith e il suo socio Scott Mosier, con cui avevano prodotto Clerks, che poi sarebbe diventato il primo passo per questo universo espanso che funziona esattamente come quello dei fumetti. Esattamente. Ora, con Clerks non saremo a dilungarci troppo perché abbiamo appena fatto una puntata del cinema nella musica Reprise, quindi andatevi a vedere quel video lì se volete sentirci parlare per bene di Clerks. Adesso vi diremo proprio due cazzate messe in Vi basti croce. sapere che è sicuramente uno dei capitoli più arcigni Amari! tragicomici, l'unico girato in bianco e nero. Quello più, con la comicità tra virgolette, più europea, più fantoziana di tutta quanta la saga, Ma che allo forse. stesso tempo riesce a ricordare molto anche Jim Jarmusch dei tempi di Deadman e dei Down by Law, per dirne Smoking un'altra. Cigarettes e cose simili. Preciso, intanto Paco beve la birra. Bella, Sì, perché mia. noi siamo educativi. Fumiamo, beviamo e ci droghiamo, soprattutto durante le feste.
Clerks è appunto il primo capitolo. Vediamo il New Jersey, ovvero il posto dove è cresciuto Kevin Smith. Vediamo la provincia, vediamo la La noia. noia della provincia, vediamo la quotidianità che è ripetitiva, sempre uguale, meccanica, dei giovani ragazzi che di fatto fanno parte di una generazione che viene lasciata un po' così allo sbando, quella che segui nel film successivo sarà chiamata nella traduzione italiana Generazione X. Quindi vediamo questi ragazzi che fondamentalmente non hanno la più pallida idea di che cosa fare del loro futuro, e Precisamente. anzi, non sanno neanche cosa fare della loro giornata. Ma l'incertezza, diciamo che è la base della saga, ma poi ne parleremo alla fine quando ci sarà da tirare un attimino le somme. Diciamo che i protagonisti di Clerks sono abbandonati in questo mondo che fa cagare effettivamente, e parlano continuamente di quelli che sono i loro miti, ovvero una vita da un'altra parte, una Sì. vita che non è loro, quindi i La fumetti, i film di ricerca, sì, diciamo fantascienza. che la ricerca di un mondo fantastico, una sorta di America, quando in realtà la loro America ce l'hanno già nelle cose che hanno a fianco, quindi i loro amici più cari, la loro propria ragazza che ti porta le lasagne all'ora di Che questa cosa pranzo. gli piace Sì, mi tantissimo, piace la dice tantissimo, ogni sempre, volta, sta mi è rimasta proprio impressa. cosa Fondamentalmente, quindi, di cosa parla questo film? Parla di insoddisfazione personale, insoddisfazione dovuta più alla poca voglia di capire chi siamo veramente, che cosa abbiamo voglia di fare di noi stessi e del nostro futuro. Questa è la vera insoddisfazione, più che l'insoddisfazione della propria vita. solito discorso, qua vengono introdotti anche i due protagonisti, di solito migliori amici, che Dante sono e alla Randall. base esattamente di tutti i film della saga, Dante e Certo. Randall, due caratteri speculari che in realtà rappresentano il carattere di Kevin Smith. Abbiamo sempre due personaggi dicotomici, uno un po' più riflessivo e silenzioso, l'altro Quello che casinaro e parla sboccato. tantissimo, Qua abbiamo introdotti anche Jay e Silent che Bob, i sono producer. l'unico vero filo conduttore di tutto quanto Loro ci nel sono praticamente universe, perché di sempre. fatto le uniche cose che ci sono in tutti i film di questo universo sono il New Jersey e Jason Bob. Ed è proprio di New Jersey che parliamo quando parliamo del Quick Stop Grocery, che è dove lavorano Dante e Randall, e al cui esterno troviamo Jay e Silent Bob a spacciare erba. Anche i luoghi sono molto importanti in questa saga, perché vedremo che ritornano spesso. Siamo nel 1995. Quindi dal negozietto lungo la strada passiamo al centro commerciale, in questo caso parliamo di Mallrats, uno dei forse film più scadenti di Kevin Smith, però tutto sommato è molto molto divertente, Fatto con qualche tutti, perla ce la regala, comunque male non è fatto, cioè fatto con fossero questi i film di tutti, merda. assolutamente, fatto con tutti i soldi guadagnati da Smith con Clerks, tra l'altro che vediamo quanto è bambinone, prende gli incassi di Clerks, tra l'altro per farlo aveva venduto tutti i suoi fumetti, la E prima poi, cosa che esatto, fa. poi la prima cosa che fa non è che dice aspettiamo di avere un bel soggetto, facciamo le cose con calma, no, appena c'ha un'idea in testa, prende i soldi che ha guadagnato e butta giù sto film. E Che in più si ricompra effettivamente, i fumetti. cosa, esatto, e cosa forse più grave, forse l'unico vero difetto di questo film è che di fatto è un po' raffazzonato tutto qua, Allora, le c'è idee più ci la voglia di fare il sono. film che la voglia di farlo bene, Anche se ecco, comunque io che comunque male non è l'ho fatto. trovato molto gradevole. Questa volta abbiamo dei nomi vagamente più importanti nel cast. Abbiamo Jason Lee, che ok, non era ancora nessuno, ma poi voi lo conoscerete per My Name is Earl. Abbiamo Abbiamo anche Shannon Shannon Doherty. Doherty da Beverly Hills, che poi era l'apice della sua fama nel 95, perché di quegli anni Beverly Hills, Precisamente, no? ma tra l'altro lei sai che ritornerà poi anche in Jay e Silent Bob fermate Hollywood, ma ne È parleremo poi. vero. Tra l'altro, titolo che era emblematico, il titolo originale di Generazione X, che era Mallrats, ratti da supermercato, da ipermercato, da Sì. centro commerciale, Topi da chiamiamola così. centro Parla commerciale. appunto di questi due amici ultra nerd, mollati tutte e due dalle loro ragazze quella mattina, che decidono di andare a consolarsi nel centro commerciale. Nel centro commerciale conosceranno Faranno vari incontri. ritroveranno i loro amici Jay e Silent Bob, che torneranno anche qui, che sono a spacciare al centro commerciale. E tra l'altro il padre di una delle due ragazze, non quella di Jason Lee, la ragazza dell'altro, aveva il padre che lavorava in TV in uno show dove praticamente era tipo colpo di fulmine, una roba allucinante, e loro tentano di distruggergli il programma tutto il tempo, anche perché questo qua si doveva sposare con la sua fidanzata, che lo molla quella mattina perché deve partecipare al quiz del padre, in poche parole, allo show Sì. televisivo del padre, che tra l'altro è il protagonista di Ernie e Pioggia di Sangue. Fondamentalmente, che cosa c'è da sapere di questo film? È un film dove semplicemente ci sono i due protagonisti che vanno in giro, fanno cose, incontrano gente e parlano di cose. Avete fatto caso?
caso che parlo quando non si ricorda assolutamente la trama? No, allora, non è vero che dici Black. Fondamentalmente questo film obiettivamente non succede nulla. Cioè, allora, dal punto di vista narrativo della trama è il film più inconsistente di Kevin Smith. Non c'è quasi privo di contenuto. No, c'è di peggio. Cioè, dal punto di vista dei contenuti, forse per buonismo è peggio Jersey Girl. Sì, quello sicuramente. Però di fatto non il contenuto ce n'è proprio poco. Che tra l'altro a me comunque è piaciuto. Anche a me. Non fa parte della Ma come saga. Non mi ha fatto cagare nemmeno questo. Di fatto mi è piaciuto anche Mallrats, però di ciccia ce n'è veramente poco. Diciamo che è lo stesso messaggio di Clerks, soltanto molto più edulcorato, con molti più soldi. E molto più buttato là. E che finisce bene. Diciamo che cose veramente grosse da dire su questo film non ce ne sono, tranne che comunque... Cioè, voleva essere la versione 1.2 di Clerks, ma non c'è riuscito. Più o meno. Diciamo che conosciamo semplicemente altri personaggi che poi faranno parte di questo bellissimo Nel 97, universo. Invece, Kevin Smith decide di mettere un po' più di ciccia alla trama, ai contenuti del suo film. Ma questo te lo lascio, vado a prendere un attimo un goccio di birra. Infatti, è il tuo preferito, no? Sì, è il mio preferito. Allora, stiamo parlando di un film del 1997, il film in questione è In cerca di Amy. In questo caso i protagonisti sono di nuovo Jason Lee, preso direttamente da Mallrats, quindi Kevin Smith, diciamo che si è anche affezionato a questo attore, che è coprotagonista di un grosso nome, finalmente un nome veramente grosso, Cristo la birra. Di un nome veramente grosso, che è Ben Affleck, un Ben Affleck che non recita mai come recita con Kevin Smith. Qui vediamo Ben Affleck che effettivamente... Ma ci fa vedere che sa recitare. Faccia de marmo, comunque. Sì, è sempre faccia de marmo. Non gliela togli. Qua stranamente riesce a regalarci anche qualche perla. Ma vediamo di dire in due parole di che cosa parla il suo film. Sì. Ci sono due fumettisti, uno che disegna e l'altro che fa le ombre, che viene chiamato ricopiatore di merda, ricalcatore del cazzo. Perché secondo la maggior parte dei fan appassionati di fumetti un ombreggiatore fondamentalmente non serve a nulla. Perché loro si chiamano, tra l'altro, mi ricordo anche i nomi. Holden McNeil era Ben Affleck, sì, Holden, e Benky Edwards, che era Jason Lee. Boh, fondamentalmente i due passano le loro giornate a fare il loro lavoro, quindi disegnare. Caratterialmente, guarda caso, anche qua uno è un posto che era alto, ovvero uno taciturno e insicuro, l'altro casinista di sé, che parla un sacco, ma che in realtà nasconde qua anche qua delle cose che non staremo neanche a dire, perché riguardate il film che è molto più bello. Sta di fatto che uno dei due si innamora di una ragazza dichiaratamente lesbica. Questa ragazza all'inizio sembra non starci, ma dopo un po', alla fine, anch'essa si innamora, ricambia l'amore di Ben Affleck. Prima diventano migliori amici. Ben Affleck dice: so che sei la mia migliore amica, ma sti cazzi, devo dirtelo lo stesso, sono innamorato di te. Lei che dice: sono stronzo perché rovini un'amicizia solo per il tuo egoismo del cazzo. Però alla fine lei ci sta. Precisamente. Però cosa succede? Ovviamente ci sono tutti i dubbi del caso di uno che si va a mettere assieme una lesbica, che ha avuto un passato di un certo tipo, che viene a scoprire nel corso del film, finché alla fine la coppia scoppia. Scoppia completamente. Tra l'altro, la cosa figa di questo film è che troviamo di nuovo dell'autobiografia di Kevin Smith all'interno, oltre al fatto del titolo che adesso vi spiegherò. Intanto, sì, tutta la vicenda si svolge nel mondo del fumetto. Sì. Ben Affleck e Jason Lee sono due, come vi diceva lui, fumettari, ma anche la lesbica che incontrano, ovvero Alissa è una gigante fumettista che però fa appunto un fumetto un attimino più di nicchia, pieno di contenuti, e vediamo anche qua la differenza tra l'essere commerciali e dire veramente quello, sì, che, perché, quello che si pensa. Perché Ben Affleck e Jason Lee di fatto sono due fumettisti che si occupano di Bluntman e Chronic, che sono due supereroi ispirati a Jay e Silent Bob, quindi una puttanata spaventosa. E tra l'altro loro prendono pure i soldi dei diritti e si fanno un sacco di soldi, quindi a Jay e Silent Bob va benissimo questa cosa. Tra l'altro, vi starete chiedendo perché il film si intitola In cerca di Amy, perché a un certo punto Silent Bob, interpretato dallo stesso Kevin Smith, dopo aver ascoltato la vicenda di Ben Affleck con Alissa Jones, racconterà della sua Amy. Esatto, tu dici: tu sei in cerca di Amy, una ragazza che mi sono fatto scappare perché sono stato troppo codardo nell'ascoltare le sue esperienze passate, e me la sono persa, ed è diventato il più grande rimpianto della mia vita. Quindi di fatto rimarrà sempre in cerca della sua Amy, e tutti noi siamo in cerca della nostra Amy. Ma qual è la cosa più interessante di questo film? È il genere, la differenza stilistica che si trasforma nel corso del film, perché vediamo una prima metà del film che è prettamente comica, proprio comedy, anche molto alla terra, Clerks, anche, forse anche più
anche più terra terra, perché le battute effettivamente sono anche più terra terra di sono più, più volgari, esatto, più volgari, molto meno riflessive, diciamo così. Ma perché il sesso sta alla base del esatto film, quindi sono battute sessuali. Poi però che cosa succede? Come avevo detto prima, la coppia scoppia, c'è la crisi, ed è dalla crisi, anzi no, è dall'innamoramento fino alla crisi che il registro cambia completamente, diventa un film drammatico a tutti gli effetti, all'europea tra l'altro, nei modi ci in sono cui è girato. Infatti ci sono alcuni momenti, soprattutto il momento in cui Ben Affleck si dichiara ad Amy, perché poi non è Amy ma sti cazzi, quando lui si dichiara a lei sembra proprio di vedere l'ultimo bacio, ma fatto bene. Esatto, ecco, volete vedere un film tra virgolette, una commedia romantica o dramma romantico, comedy dramma romantico alla Buccino fatto bene? Guardate In cerca di Amy, del nostro grandissimo Kevin Smith. Ma arriviamo finalmente al 1999 con un altro, se non capolavoro, semi capolavoro. Noi presumiamo che poco prima di questo film abbia scritto, disegnato Chasing Dogma, che è un fumetto, quindi ovviamente di che film parleremo adesso? Di Dogma, le vie del Signore sono finite. Io spero che un giorno riusciremo a parlarne in radio di questo film, perché verrebbe fuori una gran puntata. Beh, c'è una bella colonna sonora. Comunque parla che Kevin Smith sceglie delle colonne sonore sempre abbastanza belle. Sì, però molto sul grunge, indie rock, pop punk, quelle robe così. Questa volta siamo nu metal. Anche nu metal, comunque roba che andava negli anni 90, mettiamola così. Questa volta siamo nel fantasy puro. E il fatto che Kevin Smith abbia deciso di fare un fantasy parlando di religione già è di per sé geniale. Sì. Allora, cominciamo a dire che Dio, in questo film, è un grande appassionato di Flipper, il gioco. Quello va nelle sale giochi e si scatena, prende una forma umana. Il problema è che mentre prende questa forma umana si fa bloccare in coma da dei diavoletti, diciamo così, dei piccoli demoni. Che hanno scoperto Dio che stava lì a cazzeggiare, quindi hanno approfittato di questa forma umana per bloccarlo lì. Bloccarlo. Tutto questo è stato fatto su ordine di Azrael, ovvero un demone che pur di non tornare all'inferno è pronto a disfare l'intera esistenza. Come si disfa l'intera esistenza? Dimostrando che Dio ha torto. Infatti Dio aveva decretato che due angeli caduti, Bartleby e Loki, interpretati tra l'altro da Ben Affleck e Matt Damon, e quello che interpreta Azrael è di nuovo Jason Lee, vedete gli attori che ritornano, esatto, magari non nello stesso ruolo, perché Jason Lee è già il terzo ruolo che interpreta. È uno completamente diverso dell'altro. Precisamente. Comunque vediamo questi due angeli che hanno subito l'ira di Dio, e a loro sarà per sempre, per l'eternità, proibito il ritorno in paradiso. Ma non sono stati mandati all'inferno, sono stati mandati nel Wisconsin, e dovranno, anche alla fine dei tempi, tenuti nel buco di culo del pianeta. Precisamente, almeno quanto il Jersey, mettiamola così. sono stati condannati a sedere comunque fuori dai cancelli del paradiso, anche una volta che l'esistenza fosse finita totalmente. Il problema è che c'è una scappatoia nel dogma cattolico tramite l'indulgenza plenaria, ovvero c'è il centenario di una chiesa nel New Jersey, e passando sotto l'arcata dell'entrata di questa cattedrale ogni peccato viene mondato, e qua infatti gli angeli sono capaci di tramutarsi in uomini tagliandosi le ali. Facendo questo volerebbero diretti in paradiso e distruggerebbero l'esistenza, perché avrebbero dimostrato che Dio ha porto. Esatto, ma cos'è che c'è di interessante di questo film? No, innanzitutto, devo parlare dei buoni, importantissimo. Chi può fermare questi angeli se non Bethany? Una semplicissima ragazza, una tizia qualsiasi, che lavora in una clinica per aborti, tra l'altro aiutata da due profeti che saranno Jay e Silent Bob, la voce di Dio, perché Dio non può parlare direttamente con gli esseri umani, è anche abbastanza divertente come cosa, quindi ha bisogno di Alan Rickman, alias Severus Piton, riposo in pace, per comunicare con gli uomini. In più saranno aiutati dal tredicesimo apostolo eliminato dalla Bibbia perché è nero, interpretato da Chris Rock. Questi sono i presupposti. Poi come va a finire andatevelo a vedere, esatto, perché comunque è molto molto bello. La cosa bella di questo film, fondamentalmente, tralasciando la comicità che fa morire, veramente fa pisciare addosso, questa volta siamo veramente sul grottesco demenziale, soprattutto è cattivo nei confronti della chiesa, nei confronti dei fedeli completamente intorpiditi dalle stronzate che gli vengono propinate ogni giorno. Nel finale si ride anche poco, esatto, si ride anche poco, si ride sempre, però man mano dalle risate fragorose diventa
diciamo che ridacchia. Si cambia piega dopo che Ben Affleck fa quel discorso in stile luciferino, dicendo che anche lui a un certo punto vuole che non vuole tornare a casa, lui vuole distruggere l'esistenza perché prova rancore nei confronti di Dio. Che comprendo perfettamente, tra l'altro. Precisamente. Ma è bello anche vedere, il modo in cui Kevin Smith riesce in qualche modo a criticare la Chiesa e la commercializzazione di santi e cazzate simili tramite la figura di George Carlin, che fa il cardinale, che fantastico, ha inventato la strozzata dell'espiazione. Grande George Carlin, peccato che sei morto. George Carlin, tra l'altro, in una scena gioca a mini golf facendo andare le palline dentro la coppa dell'Eucarestia, ragazzi, e si accende le paglie con i lumini praticamente, ed è lì che fa: Cristo, se avessimo la clientela dell'industria del tabacco. Che ricorda un po' Padre Pizarro di Guzzanti, se ci pensi, un po' quel genere. Ci sono delle cose fantastiche in questo Dogma. La protagonista è una Linda Fiorentino, tra l'altro vi abbiamo parlato di Men in Black settimana scorsa in Saga Quattro Mani. Linda Fiorentino sarebbe l'agente L di Men in Black, che qui è il nostro protagonista, che farà proprio un cammino dell'eroe, se vuoi anche in senso giapponese da un certo punto di vista. Scoprirà chi è e porterà a termine la sua missione, anche se magari non vuole, perché comunque hai tutti i dubbi che può avere un piccolo essere umano nei confronti del destino di un'intera umanità. Ed è bello vedere così tanti personaggi femminili in un film sulla religione, che di solito ne è praticamente privo. La protagonista è una donna, poi c'è la musa Salma Hayek, che praticamente è colei che ha ispirato la Bibbia, i migliori film. Ma non andiamo oltre, vi diciamo solo che c'è Alanis Morissette, scoprirete. Lo sapete, tanto se avete visto il film, c'è Alanis Morissette. Quindi Dogma, altro mezzo capolavoro, comunque una genialata pazzesca. Mezzo capolavoro che però ha subito delle critiche proprio nei confronti dei due personaggi, DJ e Silent Bob. Cosa che spingerà Kevin Smith a fare il film successivo, che uscirà nel 2001, ed è Jay Silent Bob fermata ad Hollywood. Tra l'altro, quello che mi sono dimenticato di dire su Dogma è che è uscito sì nel 99, ma da noi è arrivato nel 2001-2002. Sì, infatti. Quindi qua cominciamo. Molte cose che vengono dette in Jay Silent Bob, in realtà, la prima volta che sono state viste qui in Italia, probabilmente non sono neanche state capite, proprio perché non ci si è persi quel discorso lì della critica nei confronti dei due personaggi. Ma tra l'altro poi, qua da Dogma in poi arrivano i cazzi dal punto di vista della distribuzione nel nostro paese di Kevin Smith. Che poi nel nostro paese, un po' in generale in realtà, perché da Dogma in poi Kevin Smith precipitato nel baratro. Almeno commercialmente parlando è così. Poi di qualità invece è stato sempre abbastanza altalenante. Ma dall'inizio che è così. Anche se di merda, secondo noi ne ha fatta una sola, ma ne parleremo poi quando sarà il caso. Comunque nel 2001 esce Jay Silent Bob fermata a Hollywood, che tra l'altro entriamo di nuovo nell'argomento cinecomics. Si parla di Bluntman Chronic, di nuovo, tra l'altro un fumetto che esiste davvero, che è stato realizzato proprio da Kevin Smith, che sarebbero la versione supereroistica di Jay e Silent Bob. Poi vi abbiamo detto che In cerca di Eli ci sono i due protagonisti che fanno con i due disegnatori di Jay e Silent Bob, a quel punto di Bluntman Chronic. A quel punto Jay e Silent Bob vengono a sapere che secondo la legge a loro spetta parte, una gran parte degli incassi di questi fumetti, che hanno avuto un successo incredibile. Quindi scopo del film, no, non è nemmeno quello. Ah no, perché devono fare il film su di loro e loro non vogliono, perché anche loro odiano i cinefumetti. Fate come Jay Solid Bob, odiate i cinefumetti. Infatti c'era lì Holden che diceva: ma avete idea di tutti i soldi di cui avete diritto? E lui: no, perché quelli sono personaggi stupidi, ci distruggeranno la credibilità, l'immagine, quello non deve uscire, quel film di merda. Ed è per questo motivo che andranno a Hollywood, per impedire che il film venga diretto. Bravi Jay Silent Bob. Grandissimi, qua siamo alla commedia demenziale. Di nuovo un road movie come Dogma. Esatto, sembra un film alla Scary Movie quasi, cioè, però forse più alla Monty Python da un certo punto di vista. Cioè, è un classico film demenziale. Scary Movie di Zack. Certo, sia chiaro. Diciamo così, è il classico film demenziale all'americana, fondamentalmente. Sì. Non dice qualcosa di più. Diciamo che è veramente cattivo, veramente stronzo, ma per un motivo molto semplice. Proprio perché è stato fatto in reazione alle critiche mosse nei confronti dei due personaggi più cari che Disney. Esattamente, lui e l'amico Jason Mewes,
che praticamente sono il duo. Ed è bello vedere proprio questa volta la leggerezza, da un certo punto di vista, e la cattiveria dall'altro, nel senso, con il fatto che poteva dire quello che voleva, questa volta far dire quello che voleva, ci sono un sacco di inside joke. E in più, questo qua è il film che veramente unisce tutti gli altri, perché qua vediamo Dante, tutto l'universo, vediamo Dante e Randall, vediamo il protagonista di Generazione X interpretato da Jason Lee, che farà il doppio ruolo, perché dovrà fare sia quello di Generazione X che il disegnatore di In cerca di Amy. Anche Ben Affleck, se non sbaglio, cioè Ben Affleck fa solo Holden McNeil, che fa il disegnatore, esattamente, cioè. E alla fine del film, quando poi alla fine purtroppo il film esce, tra l'altro avevano scelto James Van Der Beek e Jason Biggs per interpretare Jason e Bob nel film, a loro questo non va bene perché gli stanno sul cazzo, uno è quello di Dawson Creek, l'altro è quello che si scopa le torte, vogliono picchiarli, cioè, allora, è un film assurdo. In più, cioè, ci sono delle guest star allucinanti in questo film, c'è Gus Van Sant, c'è Carrie Fisher, c'è Wes Craven, c'è Craven, esatto, ma anche tra l'altro Jay e Silent Bob ci sono dentro a Scream 3, sì. Perché, che tra l'altro probabilmente è il momento in cui loro erano a Hollywood per quello, perché li vediamo, anche perché sono stati fatti per loro quel periodo là, no? Ricordiamo poi anche che Kevin Smith e Wes Craven sono molto molto amici, quindi diciamo che questo è proprio un film di famiglia, sì, dove un po' ci si sono annusati un po' le scorregge tra loro. Sì, si sono annusati le scorregge tra loro. No, Ben Affleck anche qui ha doppio ruolo, perché fa sia Holden McNeil che Ben Affleck. Fa Ben Affleck, interpreta anche se stesso, perché a un certo punto si ritroveranno sul set di Il Genio Ribelle 2. Guardate il film, che è molto meglio che esatto, è molto difficile, cioè la trama è quella che vi abbiamo detto, poi il resto sono sketch. Poi è anche inutile parlare troppo, è solo quello che ci interessa. Questo è il primo film dove c'è anche la moglie di Kevin Smith, sì, che sarà una delle tre ladre, che rivedremo nel 2006, che rivedremo nel 2006 con Clerks 2. Ultimo film per ora della saga. Vi stiamo parlando quello che secondo noi poteva anche starci come conclusione di tutto il discorso, se non che sappiamo che uscirà un altro film, ma ve ne parleremo dopo. Paco, Clerks 2, 2006. Allora, innanzitutto è bello vedere come inizia il film, perché inizia in bianco e nero, scoppia un incendio all'interno del negozio, abbassa la Claire, poi partono i titoli di testa e comincia il colore, proprio per far capire che c'è un taglio netto con il passato. Sì, assolutamente. Taglio netto che in realtà non è avvenuto, quello che forse è la cosa che più mi è dispiaciuta di questo film, perché un vero taglio netto non c'è, ed è questa la cosa che più mi è dispiaciuta. Di base taglio netto c'è, ma in senso positivo. Esatto, forse anche troppo, però vabbè, adesso arriviamo al punto. Allora, cosa succede? Ovviamente il negozietto di Dante è andato a fuoco, non può più lavorare lì, quindi è costretto a trovarsi un nuovo lavoro e va a lavorare in un fast food. Ovviamente insieme a Randall. Ovviamente ci va insieme a Randall, e sopra di loro c'è la direttrice, che è Rosario Dawson, non mi ricordo il nome del personaggio. Becky. Che cosa succede? Loro lavorano lì, come al solito parlano dell'inutilità della loro esistenza, hanno colleghi sfigatissimi tipo il nerd appassionato del Signore degli Anelli, che è ancora vergine perché è convinto che ci sia un troll nella figa della sua tipa. Figa non si può dire. Nella vagina della sua tipa. Avrei detto sorca, ma... Vabbè. Quindi sono circondati da completi sfigati. Ad un certo punto Dante cerca di dare una svolta alla sua vita nella maniera più stupida che gli potesse venire in mente, cioè mettersi con una ninfomana, con un clitoride lungo così, che non ama, industriale ricchissimo, non è innamorato di lei, però secondo lui è figa, è ricca, quindi va bene. Peccato che al contempo è innamorato della sua direttrice Rosario Dawson, che rimane incinta. Precisamente. Quindi non serve né sapere nient'altro in realtà della trama, perché dire come finisce, dire altri dettagli è stupido. Gli diciamo semplicemente cosa fa e cosa non va di questo film. Diciamo che c'è una conclusione molto favolistica alla fine, cioè delirante prima di tutto. Ma non è tanto quello, ma sì, delirante, ma non quella conclusione, quella proprio con cui finisce. Perché dopo il patatrack, perché a un certo punto ci sarà il momento in cui veramente tutto crolla, tutto ciò che di finto hanno tentato di costruire i nostri protagonisti crolla in un asino show, e ci mettiamo a dire questo. Se sapete cos'è l'asino show, scriveteci qui sotto e ne parliamo. Ma poi di che cos'è che si parla qui? Anche qui si parla del proprio futuro, si parla di ambizioni. Il futuro che speranze. È già qui stavolta, perché se nel primo Clerks avevano 23 anni, qua ne hanno 33. Quindi in realtà non c'è neanche troppo da parlare di futuro, perché ormai quello che c'era da quagliare è stato fatto ormai, no? Tra l'altro è un film che finisce con una frase veramente emblematica. Lo senti? Che cosa?
che è l'inizio del resto della nostra vita, dice Dante Aranda. Esatto, un finale che in teoria lascia presumere che il film sia l'ultimo. Precisamente. Sta di fatto che anche qui si parla di futuro, di ambizioni, di insicurezze personali, individuali, ma anche nei confronti delle relazioni che hai con chi ti sta vicino. E di nuovo si ripropone lo stesso tema, ovvero... Tutto ciò che mi circonda fa schifo, chissà che bello sarebbe vivere in quel modo, quando in realtà il sogno ce l'hai di fianco a te. Esattamente, trova la felicità dentro te stesso, in quello che ha senso per te e non per gli altri. Ovviamente il tutto qua diventa un po' una parabola, diventa una favoletta. Se nel primo era visto con... in modo comunque arcigno, in modo critico, qui è un attimo lasciato lì, probabilmente anche perché Kevin Smith era appena diventato papà, quindi comunque era anche felice, non proprio appena, perché lì comunque appena scoperto, mi sa, no, lì c'è proprio sua figlia nel film. Cioè, sì, è vero, che c'è la figlia che ha già 3 anni, quindi è papà, è felice, quindi ha fatto un film felice, non rompiamo i coglioni, ci basta, piace così. E intanto aspettiamo che esca Jay e Silent Bob Reboot, anche se potrebbe non uscire mai, perché era stato annunciato Clerks 3, che poi è stato cancellato, era stato annunciato il seguito di Generazione X, che doveva intitolarsi Mall Brats, che anche quello è stato cancellato, ne sono stati cancellati parecchi, per fortuna da un certo punto di vista. Vediamo se questo Jay e Silent Bob Reboot si farà, e immaginiamo che se la prendano di nuovo con i cinecomics e con tutto questa foga di sequel, remake, eccetera, che ci ha rotto i coglioni. Come al solito, se avete qualcosa da dirci, se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto, se dovete correggerci per qualcosa, se volete aggiungere qualcosa, se volete solo farci complimenti, volete dirci cosa avete mangiato a Natale, scrivete un po' il cazzo che vi pare qui sotto, e sempre qui sotto ci sono tutti i link sui nostri social, pagina Facebook, Twitter, eccetera. Vi ricordiamo che il 2 di gennaio iniziamo subito l'anno nuovo con Sprint, ci sarà il nostro secondo speciale, quello di Capodanno, infatti saremo in onda dalle 21 su Radio Popolare per una puntata dedicata al cinema di Capodanno, mettiamo così, un film ambientato a Capodanno, con... parleremo di un po' di registi, ci sarà un po' di roba. Torniamo, seguite la puntata e lo scoprirete. Torniamo al nostro amore, in un certo senso, il cinema postmoderno e il pulp. Vi diciamo soltanto questo, sempre tutto molto anni 90. Non abbiamo più nient'altro da aggiungere. Possiamo aggiungere il fatto che questo venerdì uscirà il cinema della musica Reprise. Di seguirci un po' su tutti i social. Qui sotto potete ascoltare tutti i nostri podcast. Trovate tutto, leggete, fate, mettete mi piace, condividete. Auguri di buone feste dai vostri Black e Pacco e anche dall'ingegnere Angaroni. E buon Natale, Strong. Salutiamo anche DJ Insidia, visto che ormai... Giusto. Ciao DJ Insidia e ciao Stronzi. E ascoltate Funk Soul Brother. Ciao Stronzi.